Buonasera a tutte e tutti, grazie a Daniele, grazie a Roberto per le parole troppo gentili che hanno detto. E allora, i tempi di crisi sono sicuramente sorgente di dolore, di problemi, ma al medesimo tempo sono dei tempi che ci impulsano a riflettere, a diventare, a staccare un po' della quotidianità e a riflettere sul futuro, sul destino, su che cos'è la vita umana, sulla vanità del mondo, a diventare filosofi, eccetera. Allora partirei da una riflessione del più grande filosofo del nostro tempo, Woody Allen. Woody Allen ci dice: siamo arrivati all'incrocio di due strade. L'una porta alla scomparsa della specie, l'altra alla disperazione totale. E lui aggiunge: speriamo che l'uomo farà la buona scelta. E è giusto che la strada sul quale siamo da 3-4 secoli stiamo camminando, la strada di una società di crescita, ci porta a ciò che gli esperti chiamano la sesta scomparsa delle specie, di cui è generata dall'uomo, si svolge a una velocità terrificante e di cui l'uomo, se non cambiamo strada, sarà la vittima alla fine. Non molto tempo. Non ci vuole molto tempo, basta rileggere l'ultimo rapporto dell'IPCC, del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico. Abbiamo meno di 50 anni davanti a noi per cambiare strada. L'altra strada, l'altra via di cui parla Woody Allen, e che porta alla disperazione, è quella che da la crisi finanziaria di settembre 2008 è la presa di una società di crescita senza crescita o una crescita negativa. Allora, che effettivamente andiamo meno velocemente a fracassarsi contro il muro, invece di andare a 300 km all'ora andiamo a 200 km, continuiamo a andare, e poi almeno una società di crescita con crescita, se distrugge l'ambiente, se genera delle disuguaglianze, delle ingiustizie, crea anche dei posti di lavoro, crea anche delle risorse per finanziare, ha finanziato lo Stato sociale, che non è poco. E invece la società di crescita senza crescita, quella che conosciamo negli ultimi anni, è la società dell'austerità, una società che crea disoccupazione, non c'è più risorse per finanziare l'educazione, la salute, anche curare l'ambiente, la cultura, eccetera. È questa austerità che conosciamo da 10 anni. Allora, non sono venuto per parlare e dire che abbiamo la scelta tra la peste e il colera. C'è una terza via, un piccolo sentiero che Woody Allen non ha visto, è normale, e che è quella della decrescita. Allora si potrebbe dire che si può sintetizzare l'alternativa di un modo shakespeariano: crescere o decrescere, what is the question? Ma crescere o decrescere significa anche credere o non credere, perché, come l'hanno ricordato i due amici, la crescita è una forma di religione, anche l'ha ricordato Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, è una forma di idolatria. L'economia è la religione del nostro tempo, e allora si tratta effettivamente, sembra blasfematorio di rimettere in causa la crescita. Basta pensare alla dichiarazione di George W. Bush, il
14 febbraio 2002 al convegno della meteorologia americana. La meteorologia si occupa del problema del cambiamento climatico. E allora lui ha dichiarato addirittura: la crescita non è il problema. Ha detto che la crescita non è il problema responsabile del cambiamento climatico, è la soluzione, perché la crescita genera dei soldi per risolvere i problemi. E questo lo dice Matteo Renzi, come lo dicono tutti i nostri governi. Per loro la crescita non è il problema, anche se è detto a Parigi per la COP21 sul cambiamento climatico, è un bambino di 5 anni capirebbe che da dove viene il cambiamento climatico? Dalla crescita economica è una cosa palese. Ma non, questo non si è detto, no, non si deve rimettere in causa la crescita economica, si deve trovare altri cose invece. E la conclusione è che lottare contro il cambiamento climatico è un'opportunità per una nuova crescita, una crescita ecologica, una crescita verde. È una truffa fantastica, incredibile. E questo è così che il cambiamento climatico aumenta sempre di più, sempre di più, e facciamo così, facciamo. È così che mi ricordo che alcuni anni fa Dario Fo ha fatto una commedia sul cambiamento climatico, e allora si decide cambiare strada, eccetera. La gente no, non vogliamo cambiare strada, vogliamo cambiare, eccetera. Poi quando la catastrofe diventa fortissima, ora vogliamo cambiare strada, e c'è la voce del destino che dice: troppo tardi, coglioni. E siamo così. Perché siamo così? Si deve capire che siamo stati intossicati dal trentennio d'oro, perché durante 30 anni abbiamo conosciuto il famoso miracolo italiano, tedesco, francese. Abbiamo conosciuto un periodo di crescita forte che generava dell'occupazione. Era un tempo dove non c'era disoccupazione, c'era piena occupazione, invece, e al contrario, si doveva far venire immigrati. Oggi gli immigrati sono un incubo, in questo tempo era, tutti volevano far venire immigrati perché non c'era abbastanza laboratori. Poi questa crescita forte generava attraverso le tasse delle risorse pubbliche, lo Stato poteva finanziare la sicurezza sociale, il sistema pensionista, tutto lo Stato sociale, che era lo Stato del welfare, del benessere. E poi si dice che ha generato per l'Europa, che per secoli era lacerata dalle guerre, 30 anni, 60, ora 60 anni di pace. La pace è stata generata da questa crescita, e anche questa crescita forte permetteva di curare l'ambiente, creava una certa, almeno se non la felicità, una certa benessere. E allora si capisce che sembra effettivamente assurdo di parlare di decrescita, di preconizzare la decrescita, anche se questa crescita aveva un costo di cui non si parlava. Si parlava sempre, era, come dicono gli economisti, un gioco vincitori, c'era tre vincitori. Gli operai guadagnavano di più, e anche i padroni e anche lo Stato. C'era solo che c'era due vinti di cui non si parlava: l'ambiente. Se oggi c'è questi problemi del cambiamento climatico, non è la conseguenza dell'emissione di gas effetto serra di oggi,
è la conseguenza delle emissioni di gas a effetto serra di 50 anni fa, perché ci vuole 70 anni almeno per la dissipazione del gas nella stratosfera. E allora, e poi c'era una seconda vittima, il terzo mondo, che si è affondato nello sottosviluppo in questo periodo. Allora dobbiamo denunciare le illusioni della decrescita per capire perché la decrescita è auspicabile e che cos'è la decrescita. Allora si deve dire che la crescita è una malattia che si prende per il suo rimedio. È come un cancro che si pretenderebbe curarsi da solo. E allora che cos'è la crescita? La crescita, si deve tornare sulle parole, crescita e sviluppo. Crescita e sviluppo, gli economisti non fanno mai delle etimologie, non si fregano, eccetera, ma queste due parole, crescita e sviluppo, vengono dalla biologia. Sono stati presi in prestito dagli economisti dalla biologia e soprattutto la biologia evoluzionista, quella di Darwin e anche prima di Darwin di Jean-Baptiste Lamarck. E è molto chiaro da Darwin che gli organismi con il tempo evolutano, diventano più grandi, più grossi, e questo è la crescita. La crescita è la trasformazione quantitativa di un organismo. Invece gli organismi, quando diventano più grossi, si modificano, si trasformano. Una seme non diventa una seme gigantesca, un embrio non diventa un embrio mostruoso, diventa un animale, un bambino, la seme diventa una pianta. E allora questo è lo sviluppo. Lo sviluppo è la trasformazione qualitativa di un organismo, di un fenomeno quantitativo che è la crescita. Allora si capisce bene che lo sviluppo non è la crescita, ma non c'è sviluppo senza crescita, è la trasformazione della crescita. Allora, cosa hanno fatto? Naturalmente, come fenomeno biologico, la crescita è una bella cosa, una buona cosa, è auspicabile che gli organismi, le piante, gli animali crescono e si sviluppano, è una cosa bella. Solo che quando gli economisti hanno preso questi concetti, non si sono chiesto se veramente l'economia era un organismo. E di più, allora almeno si può considerare metaforicamente la società, la civiltà o l'ecosistema terrestre come un organismo. Si può pensare all'ipotesi fatta dal famoso scienziato inglese James Lovelock, l'ipotesi Gaia, considerare l'ecosistema come... O i filosofi hanno considerato molto spesso le civiltà come un organismo. Basta pensare a Jean-Baptiste Vico, per esempio. È interessante, ma l'economia è solo una parte della civiltà, una parte dell'ecosistema. E di più, il problema è se la parte si prende per la totalità, è problematico, è drammatico. Di più, i filosofi, quando hanno pensato la civiltà come un organismo, come gli altri organismi, sapevano bene che gli organismi nascono, crescono, si sviluppano, poi arrivano a maturità, declinano e alla fine muoiono.
Gli economisti hanno pensato l'economia come un organismo immortale, immortale, crescita infinita, che è una cosa assurda. Un bambino di 5 anni capirebbe bene che una crescita infinita è incompatibile con un pianeta finita, finito. Ma gli economisti no. E allora per questo sarebbe utile fare come diceva il grande Marx, non Karl, ma Groucho, Groucho Marx diceva, fate venire un bambino di 5 anni. Matteo Renzi avrebbe bisogno di avere a fianco di lui un bambino di 5 anni per ricordare questa verità basica che, come diceva l'unico economista che l'aveva capito, Kenneth Boulding, colui che crede che una crescita esponenziale è possibile in un mondo finito, è sia un pazzo sia un economista. Penso che i nostri governi sono al medesimo tempo economisti e pazzi. E allora, e perché è un'assurdità? È un'assurdità perché basta pensare che se prolunghiamo la crescita con un tasso minimo, un tasso che nessun governo auspica oggi, un tasso di 2% di crescita del PIL, del prodotto interno lordo all'anno, nell'arco di un periodo di tempo abbastanza lunga, ma in rapporto alla storia dell'umanità, alla storia del cosmos è abbastanza piccola, 2000 anni, il prodotto interno lordo sarebbe moltiplicato da 160 mila di miliardi. 160 mila miliardi, è una cosa incredibile. Questo è una conseguenza di ciò che i bambini di 5 anni normalmente avevano imparato alla scuola e che il vostro ex ministro dell'ambiente Giorgio Ruffolo chiamava il terrorismo delle interesse composte. Il terrorismo degli interessi composti. Quando ero bambino alla scuola, a 5 anni, si imparava che se avessimo messo un soldo d'oro in una banca a 5% all'anno dal tempo di Carlo Magno, oggi avremo dei globi d'oro. Globi d'oro. Ma dove troveremo dei globi d'oro per pagare il debito? È impossibile. Allora, la matematica è una bella cosa, ma è una cosa astratta. Il mondo reale non obbedisce alla matematica. E per questo è impossibile una crescita infinita. Come è impossibile ripagare un debito che cresce ogni anno di 5% all'anno? Per questo né il debito italiano, né il debito francese, né il debito greco, né nessun debito sarà mai pagato. Mai! Per secoli, secoli, perché c'era questi, la storia del debito è molto vecchia, cresceva, cresceva, e poi a un momento era impossibile. Allora cosa succedeva? Succedeva la bancarotta. La bancarotta, tutti i paesi, tutti i re hanno fatto bancarotta a un momento. C'erano diversi modi di fare bancarotta. Molto presso, quando i creditori erano ebrei, si faceva bancarotta con un pogrom. Altre volte, Carlo Quinto ha fatto due volte bancarotta. Lo sanno bene i banchieri genovesi, l'hanno subito. E così. Oggi è proibito, questo, non si usa la parola bancarotta, si usa la parola défaut, défaut, ma è così. E il problema, tutti lo sanno, tutti anche, perché non sono totalmente cretini questi banchieri, questi ministri delle finanze, solo che dobbiamo fare finta. La conseguenza di fare finta
è di imporre un'austerità insopportabile ai popoli, fare pagare sempre, sempre, sempre i popoli e spostare la ricchezza dal popolo alla finanza. Dall'arco di 20 ultimi anni, nella ripartizione del prodotto interno lordo, più di 10 punti sono passati dai lavoratori ai renditieri, e questo totalmente al rovescio di ciò che preconizzava il grande, più grande economista del XX secolo, John Maynard Keynes, che lui preconizzava l'eutanasia dei renditieri. Oggi abbiamo resuscitato i banditi renditieri che si prendono la più bella parte del prodotto. E allora, per questo sistema della società della crescita, dico società della crescita e non crescita, perché viviamo in una società di crescita. Che cos'è una società di crescita? Una società che è un altro nome della società capitalista o della società dei consumi. È una società che si è lasciata fagocitare da un'economia di crescita, e l'economia di crescita è un'economia capitalista che ha per fine la crescita per la crescita. Come diceva il vecchio Marx, Karl, non Groucho questa volta, accumulate, accumulate, è la legge e i profeti. L'accumulazione è la crescita, è una necessità per la sopravvivenza del sistema. E questo sistema, allora, si è lasciato fagocitare perché l'economia di crescita, o l'economia capitalista, come lo sapete bene voi, è nato qua. È nato in Italia, è nato a Amalfi nell'undicesimo secolo, a Firenze nel quattordicesimo secolo, a Genova, a Venezia, e questa economia è nato dentro un mare, era una piccola cosa dentro un mare gigante, un oceano di una società feudale, cristiana, eccetera. E poi non c'era il petrolio ancora. Il momento, la svolta importante si è fatto con la cosiddetta prima rivoluzione industriale, perché con l'invenzione delle macchine a fuoco si è potuto utilizzare, sfruttare non il lavoro, non la tecnica, un dono della natura, le energie fossili, il carbone e il petrolio. Al contrario di ciò che è scritto nei manuali scolari, non è il progresso tecnico, non è il lavoro che ha generato la ricchezza, è la predazione della natura, la predazione di questa energia, come lo dice l'esperto del petrolio americano Richard Heinberg, la crescita è uscita dei pozzi di petrolio e si fermerà con loro. Quando saranno esaurito, basta pensare che quando si fa il pieno del serbatoio della macchina con 30 litri di petrolio, è come mettere il lavoro di un operaio a tempo pieno per 3 anni. 3 anni. Ci lamentiamo che il petrolio, che la benzina costa troppo, cioè, se dovevamo pagare il lavoro dell'operaio per 3 anni ogni volta che facciamo il pieno, non useremo più la macchina. E questa è la realtà. Allora, questo sistema è basato su una triplice illimitatezza. Illimitatezza del prodotto, che significa illimitatezza nello sfruttamento delle risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili. Illimitatezza del consumo, che significa, come abbiamo uno stomaco limitato, si deve creare dei bisogni artificiali, sempre più bisogni, sempre più artificiali. E il risultato è l'illimitatezza dei rifiuti, ma illimitatezza dei rifiuti significa illimitatezza dell'inquinamento dell'aria,
che diventa sempre più irrespirabile, dell'acqua che diventa sempre più imbuvabile, si deve produrre artificialmente un'acqua bevibile perché l'acqua di Dio non è più bevibile. E l'immediatezza dell'inquinamento della terra che è velenata, che si trasforma in deserto, eccetera. E allora si capisce che questo sistema è un incubo, ma l'incubo più forte è quando si passa, come si è passato da alcuni anni, di una società di crescita con crescita a una società di crescita senza crescita. Allora, e questo anche è una cosa che i nostri governi non vogliono accettare. Si sa che oggi la crescita non c'è più. E si parla di... è una cosa ridicola. Si parla quest'anno il prodotto interno lordo dell'Italia crescerà di 1.1% o 0.4 o 0.5 o forse non sarà 1.2. È una cosa di una stupidità totale. Tutti coloro che hanno lavorato con i statistici sanno che la margine di errore è superiore a questa cosa. Ci vuole almeno 3 o 4 punti perché sia significativo. La crescita è morta e non riprenderà mai. Ma non per questo siamo pronti a uscire dalla società di crescita. Dobbiamo, continuiamo a far vivere il mito della crescita. Allora siamo in una società di crescita senza crescita. La crescita è come le stelle morte. Ci sono delle stelle che sono morte, ma come sono a milioni di anni luce da noi, riceviamo ancora la luce e non sappiamo che sono morti. La crescita è morta probabilmente in medio degli anni 70, ma come non volevamo saperlo, volevamo prolungare il mito e è stato prolungato per almeno 30 anni grazie alla magia di un mago che è Alan Greenspan. Alan Greenspan era il responsabile della Fed, della Banca Centrale Americana. E allora che hanno fatto? Hanno creato un credito, una bolla speculativa gigantesca. L'amico Tonino Perna, il collega di Reggio Calabria, ha calcolato che rappresenta 16 volte il prodotto mondiale. 16 volte il prodotto mondiale, una cosa pazzesca. Ma una cosa pazzesca che ha delle conseguenze concrete, perché vedete che i titolari di questi crediti hanno un potere immenso e gigantesco. Allora comprano tutto, perché fanno la legge, anche questi fondi sovrani del Qatar, del tutto questo, sono della Cina anche, no? E allora, sì, allora per 30 anni, perché dopo i trentenni d'oro, ciò che in Francia chiamiamo i trentenni gloriosi, abbiamo avuto i trentenni pietosi, una crescita più debole, ma c'è ancora l'illusione di crescita, ma va una crescita speculativa, crescita borsica, crescita della speculazione immobiliare. Allora si trova che anche gli stipendi aumentavano un po', ma guadagnavamo di più, ma la spesa obbligatoria era ancora più forte. Alla fine le spese per riparare i danni della crescita, per compensare i danni, erano più forti che i benefici. E ora da 2008 non c'è neanche più questa crescita fittiva, siamo ora non c'è più e non ci sarà più. Ma la conseguenza che invece di uscire da questo sistema, che è questo sistema che distrugge la natura, che è una guerra al medesimo tempo con questa concorrenza, competitività di cui si parla sempre a Bruxelles,
che è la guerra di tutti contro tutti e di tutti contro la natura. Allora la guerra diventa sempre più forte. Durante il miracolo del trentennio d'oro, la guerra si è calmata perché la crescita permetteva di soddisfare un po' tutti. Allora per questo si dice l'Europa ha generato la pace. Non è l'Europa che ha generato la pace, è la crescita, questa crescita forte che ha permesso la pace. E se oggi l'Europa si distrugge, è perché l'Europa è basata sulla concorrenza, sulla guerra di tutti contro tutti, la guerra dei tedeschi contro gli italiani, contro i francesi, contro gli spagnoli, ci facciamo tutti la guerra economica. E di più facciamo una guerra spietata contro la natura. Oggi cerchiamo a tutti i costi per mantenere il minimo del sistema di sfruttare le energie della disperazione, l'energia dei gas di scisto che distrugge l'ambiente in un modo terrificante. Per noi francesi l'energia nucleare che è un crimine contro l'umanità, e tutti i costi e le miniere di sfruttare l'estrattivismo ovunque nel mondo, fare questi grandi opere inutili imposte al popolo che sono molto distruttive. Quando in Francia abbiamo questa cosa di una stupidità gigantesca, l'aeroporto Notre-Dame-des-Landes, in Italia c'è la TAV del Mal de Susa, il megaponte sullo stretto di Messina, che sono tutte delle assurdità distruttive e terribili per mantenere a tutti i costi il mito della decrescita. Allora dobbiamo uscire da questo incubo e inventare una società sostenibile, e questo è il progetto della decrescita. Allora, che cos'è la decrescita? All'inizio la decrescita è uno slogan. È uno slogan provocatorio, blasfematorio di fronte alla religione, all'imperialismo, dell'idolatria della società di mercato, della crescita. È blasfematorio. E effettivamente l'abbiamo fatto per questo, per creare una reazione, perché coloro che sentono la prima volta di crescita dicono: ma sono pazzi, questo com'è? La crescita è bella, è una bella cosa. Allora cercano di capire ma che cos'è che c'è dietro. Naturalmente non è il simmetrico della crescita, è solo uno slogan che abbiamo utilizzato a partire di 2002 per contrastare un altro slogan mistificatore che aveva avuto un successo fantastico, che è lo slogan dello sviluppo sostenibile. Allora si deve capire il contesto. 2002, siamo dopo la caduta del muro di Berlino. Dopo la caduta del muro di Berlino sparisce il secondo mondo. Se non c'è più un secondo mondo, non c'è più neanche un terzo mondo. Effettivamente arriviamo all'era della globalizzazione, va detto, di un mondo unico con un mercato unico, che è, non è la mondializzazione dei mercati, ma la mercificazione del mondo, l'omnimercificazione del mondo. E allora è che è dominata da un pensiero unico, e questo pensiero unico che è il neoliberalismo, come l'ha detto bene la Margaret Thatcher, Tina, there is no alternative, there is no alternative. E questo si è tradotto a livello mondiale con lo sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile è stato inventato dopo la conferenza di Stoccolma nel 1972,
che aveva che era la prima conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente. E alla fine si sono messi d'accordo per una parola d'ordine che era ecosviluppo. Ma gli industriali americani hanno trovato che ecosviluppo era troppo ecologico, pericoloso per l'industria americana. E allora hanno chiesto a Henry Kissinger di imporre un cambiamento. Si sono tre compadri, che sono tutti tre più o meno criminali, Kissinger, Stefan Schmidheiny e Maurice Strong. Allora, Kissinger tutti lo conoscono e conoscono i suoi crimini. Maurice Strong è un miliardario del petrolio canadese, segretario degli Stati Uniti per l'ambiente, che è l'organizzatore di Rio 1992. E Stefan Schmidheiny, che è suo amico, è un miliardario svizzero, che ha fondato la più grande lobby, che è il World Business Council for Sustainable Development, il Consiglio Mondiale per lo Sviluppo Sostenibile. È lui veramente l'inventatore dello sviluppo sostenibile, e questo World Business Council for Sustainable Development raggruppa tutti i più grandi inquinatori del pianeta, cioè la Monsanto, Novartis, la Fiat, Nestlé, tutti, ci sono tutti. Ma si trova che gli italiani dovrebbero conoscere meglio Stefan Schmidheiny, perché è stato condannato due volte dalla Corte di Torino per la strage di 3.000 dipendenti a casa al Monferrato, perché al medesimo tempo era il proprietario della società Eternit. E allora hanno fatto una pubblicità per lo sviluppo sostenibile con un successo incredibile. È il più bel ossimoro inventato dal genio umano. Allora, l'ossimoro è una figura di retorica bella quando sono i poeti che l'utilizzano. Il problema è che perché fa sognare. Ma quando sono i politici, i tecnocrati che lo usano, è sempre per ingannare la gente. Quando si parla di una guerra pulita, per esempio, e di una crescita verde, tutti questi sono gli ossimori che per ingannare la gente. Allora lo sviluppo sostenibile da questo punto è fantastico, ha avuto un successo enorme, anche i verdi sono caduti nella trappola. Allora, c'era la necessità di creare un shock, di rompere, no? Per questo decrescita era questo slogan. Allora, dietro questo aspetto, diciamo, negativo, c'è l'aspetto positivo, creare, per dirlo come il mio collega inglese Tim Jackson, una società di prosperità senza crescita, o come l'ho chiamato io, una società d'abbondanza frugale. Allora, ma si dice, ma abbondanza frugale è anche un ossimoro. Si pensa che è un ossimoro perché si pensa che la frugalità è il contrario dell'abbondanza. Ma no, non c'è abbondanza senza limiti, perché se non poniamo dei limiti non saremo mai soddisfatti, sarà sempre la frustrazione. Ci hanno fatto credere che viviamo in una società d'abbondanza, ma non è vero, viviamo in una società di spreco. Sì, sprechiamo enormemente perché buttiamo delle cose che sono piene di materie prime, eccetera, ma le buttiamo perché non funzionano più. E che è la logica dell'usa e getta, ma non siamo felici per questo, perché per essere felice si deve a poter soddisfare, non aver più bisogno di comprare, non essere più tossicodipendenti del consumismo. Allora, la frugalità, che significa la capacità di autolimitarsi, è la
la condizione dell'abbondanza. E per questo l'idea l'ho ripreso da un grande antropologo americano, Marshall Salins, che ha scritto un libro che è stato tradotto, credo, in italiano, con il titolo Età della pietra, età dell'abbondanza. E qual è la tesi di Salins? La tesi di Salins è che, e di fronte alla cosiddetta società d'abbondanza di cui parlava John Kenneth Galbraith, The Affluent Society, cioè, no, l'unica società che si può legittimamente essere chiamata società d'abbondanza è la società del Paleolitico, società di cacciatori-raccogliatori. Perché? Perché queste società hanno pochi bisogni e questi bisogni sono soddisfatti con un'attività che ha niente a che vedere con il lavoro, un'attività di caccia, di pesca, di raccolta, di 2-3 ore al giorno. E cosa fanno il resto del tempo? Si divertono, ballano, giocano, sognano, fanno tutte le attività sociali, eccetera. E allora non si tratta di tornare all'età della pietra, come accusano alcuni giornalisti a proposito della decrescita, ma si tratta di inventare una società sostenibile che ha la capacità di creare una prosperità senza distruggere l'ecosistema. Allora, non è il progetto della decrescita, non è un'alternativa, non è un modello, non è una ricetta che sarebbe valida per tutto il mondo, no. È una matrice di alternative. Non si farà una società della decrescita nel medesimo modo nel Texas e nel Chiapas. Sono, si deve adattare. Perché? Per una ragione semplice. Una volta liberata dalla cappia di piombo dell'economicismo, che vuol dire della società, della crescita, della società di mercato che ha omologato tutto il mondo, che si tratta dell'occidentalizzazione del mondo, non a caso il sottotitolo del mio libro L'occidentalizzazione del mondo si chiama Saggio sull'omologazione planetaria. Prima c'era la diversità delle culture, dei costumi, di modo di tutta una diversità che faceva la ricchezza dell'umanità. E con l'occidentalizzazione del mondo tutte le diversità spariscono, le differenze spariscono, c'è solo il Coca-Cola, il gin, e tutto devono, e il McDo, gin, tutti i simboli della globalizzazione. Invece una volta liberata di questo si ritrova la diversità culturale, tocca a ogni società di scegliere il suo futuro, ma questo futuro deve essere sostenibile. E questa sostenibilità l'ho sintetizzato nel circolo virtuoso di 8 R, rivalutare, cambiare i valori della società dei consumi, quali sono? È la guerra di tutti contro tutti, la guerra contro la natura. Invece di ritrovare il senso della cooperazione, dell'altruismo, di vivere in armonia con la natura. Se si cambia i valori, si cambia anche i concetti. Uscire dall'economicismo, decolonizzare l'immaginario, poi ristrutturare, cambiare il modo di uscire dal capitalismo, della logica di produrre per il profitto, fare denaro con denaro sempre più, ridistribuire, e questa è la conseguenza del cambiamento della logica sistemica della produzione, rilocalizzare, perché anche la globalizzazione che favorisce tutto il grande e il grosso piuttosto che il piccolo, si deve ritrovare che il piccolo è bello, ritrovare il senso del vivere localmente.
il senso del locale, ridurre l'impronta ecologica, ridurre lo spreco, ridurre anche gli orari di lavoro, lavorare meno per lavorare tutti e per vivere meglio, poi riutilizzare piuttosto che usa e getta, riciclare. Allora questo, la cosa più importante, questo, la prima cosa effettivamente è dichiarare la pace. Non vogliamo più vivere in una guerra economica sfrenata, non vogliamo uscire dalla pace e vivere in pace con gli altri popoli, con le altre società. Non vogliamo distruggere il tessuto industriale, perché che cos'è stato la globalizzazione? È stato un gioco di massacro su scala globale. Questa è la conseguenza del libero mercato e della concorrenza, che vogliono ancora accelerare con il TAFTA, se era firmato questo TAFTA, trattato transatlantico, ha detto che il vitello con le ormoni americane distruggerebbe il vitello europeo. Come l'ha definito bene un amico di Marx più di un secolo fa, Auguste Bebel, che cos'è questa libera concorrenza, libera non falsata, eccetera? È la libera volpe nel libero pollaio. La libera volpe nel libero pollaio. Allora oggi la libera volpe europea distrugge il pollaio cinese nell'agricoltura e la libera volpe cinese nell'industria distrugge il tessuto industriale europeo. Non vogliamo, noi partigiani della decrescita, non vogliamo distruggere l'agricoltura cinese e non vogliamo che l'industria cinese distrugge il nostro tessuto industriale. Perché? Perché una società sana deve produrre, non tutto, ma perché effettivamente sarebbe stupido di voler produrre del caffè nel Polo Nord, almeno si deve produrre 80% di ciò di cui abbiamo bisogno. E oggi non è più così, è stato totalmente distrutto. Allora, al medesimo tempo, questa logica già dall'inizio permetterebbe di risolvere molti dei nostri problemi, particolarmente la disoccupazione che è una tragedia perché le vittime. Siamo arrivati al massimo dell'assurdità, che abbiamo milioni di lavoratori che lavorano come pazzi. E ci vogliono, in Francia vogliono distruggere ancora i limiti degli orari di lavoro, lavorare sempre di più per guadagnare sempre di meno. E allora milioni che lavorano come pazzi e milioni che non lavorano perché non c'è posti di lavoro. È l'assurdità totale. E come diceva mio maestro Ivan Ilic, viviamo in un mondo che si dovrebbe chiamare l'assurdistan. C'è l'Afghanistan, il nostro, l'assurdistan, il mondo dell'assurdo. E allora, quando gli amici greci mi hanno invitato per dirmi come si potrebbe risolvere i problemi della Grecia, ho detto, teoricamente è molto facile, praticamente è tutta un'altra paia di manico, perché c'è l'euro, c'è l'Europa, c'è l'ambiente, ma dice si deve riprendere già tre delle 8 R del circolo virtuoso, che sarebbe rilocalizzare, riconvertire, ridurre. Rilocalizzare, no? Rilocalizzare significa donc ritrovare, ricreare, la prima cosa sarebbe già di chiudere la distruzione, la demondializzare ciò che la globalizzazione distrugge, fermare il processo di distruzione dei posti di lavoro, è molto importante. Poi rilocalizzare le attività industriali, le attività economiche, poi riconvertire
perché si deve pensare che fra poco non ci sarà più petrolio, allora si deve prevedere un grande piano, un programma energetico, un programma energetico che creerebbe posti di lavoro e soprattutto il risparmio dell'energia, che impone anche una modificazione delle case, tutto questo, bon, tutto un programma, ma soprattutto la riconversione dell'agricoltura, uscire dall'agricoltura produttivista, che non è la più produttiva, è un'agricoltura basata sui pesticidi, i concimi chimici, che crea un cibo di cattiva qualità, e ritrovare un'agricoltura, o inventare un'agricoltura sostenibile sulla base della permacultura, l'agroecologia, l'agroforesteria, eccetera, che sarebbe produrre del cibo di ottima qualità, che sarebbe come lo slogan di Slow Food, buono, pulito e giusto. Il nostro cibo oggi non è né buono, né pulito, né giusto. E alla fine, anche, naturalmente, riconvertire l'industria della guerra, eccetera, le attività nocive, almeno ridurre, se non cancellare, la pubblicità, che è il veicolo della colonizzazione dell'immaginario, e poi ridurre gli orari di lavoro, che sarebbe già un passo per uscire dal peso dell'economicismo sulla vita quotidiana, sulla vita di tutti, perché dare meno importanza al lavoro salariato, per dare più spazio al tempo libero, per fare attività più soddisfacenti. E bon, sarebbe già un primo passo avanti. Allora, per concludere, direi che al contrario di ciò che diceva George W. Bush, la decrescita costituisce la soluzione al medesimo tempo alla crisi ecologica, ma anche alla crisi sociale, alla crisi economica e alla crisi culturale. Allora, naturalmente, la decrescita non può risolvere tutti i problemi di un terremoto, che il terremoto viene dalla natura, non viene parzialmente almeno, perché l'attività umana può anche favorire i terremoti, ma almeno permetterebbe di risolvere meglio, anche di affrontare meglio e con più serenità i problemi anche generati dagli eventi naturali che non controlliamo. E credo che con questo ho detto l'essenziale. Grazie.